tutti e a tutte. Oggi concludiamo il ciclo di video sulla giornata. Adesso vediamo alcune immagini di attività comuni a tutti noi durante la giornata. Dormire. Pulire. Aprire. Partire. Capire. Salire. Riflettiamo un momento. Anche questi sono verbi perché esprimono un'azione. Il gatto dorme. L'azione è quella di dormire. Voi partite domani. L'azione è quella di partire. Riflettiamo ancora. Perché questi verbi terminano tutti in ire? Perché sono verbi della terza coniugazione. Ricordiamo sempre che in italiano le coniugazioni sono tre. La prima, are, la seconda, ere, e la terza, questa che studiamo oggi, è la coniugazione in ire. Vediamo un esempio di verbo regolare in ire, come aprire. Io apro, tu apri, lui le apre, noi apriamo, voi aprite, loro aprono. Vediamo la formazione del presente di un verbo regolare. Se il verbo è regolare, bisogna cambiare solo la parte finale, come abbiamo visto nei precedenti video. Vediamo l'esempio di offrire. Elimino ire e ho io offro, tu offri, lui, lei offre, noi offriamo, voi offrite, loro offrono. Ma cosa succede con un verbo irregolare? Ad esempio, ci sono alcuni verbi che aggiungono la parte isc, come pulire. Io pulisco, tu pulisci, lui, lei pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro puliscono. Come pulire, ad esempio, preferire, oppure capire. Vediamo invece un verbo irregolare come salire. Io salgo, tu sali, lui, lei sale, noi saliamo, voi salite, loro salgono. Il verbo salire ha una coniugazione propria, quindi non regolare. Per oggi è tutto, a presto. Grazie.